Dopo l'anno di consolato, a Pompeo e Crasso furono attribuite rispettivamente le province di Spagna e Siria. Crasso comprese che aveva bisogno di un'impresa militare che lo ponesse sullo stesso piano dei suoi temporanei alleati, e dalla Siria mosse guerra al nemico storico di Roma d'Oriente, i Parti. Il suo tentativo però finì con la disfatta di Carre, dove le legioni romane furono annientate e lo stesso Crasso trovò la morte. L'anno dopo moriva anche la figlia di Cesare e sposa di Pompeo. Il triumvirato di fatto non esisteva più. La fama di Cesare, del resto, iniziava ad offuscare quella di Pompeo, e un grande esercito ben addestrato, che al culmine della campagna gallica contava 7 legioni, gli tributava un'assoluta devozione. Erano 2 basi formidabili per la sua ulteriore ascesa politica. Ormai Pompeo vedeva in Cesare più una minaccia che un alleato, così decise di riavvicinarsi al Senato e in particolare a Cicerone, di cui favorì il ritorno dall'esilio, cui era stato costretto per la sua decisione, qualche anno prima, di condannare a morte cittadini romani senza appello, i partecipanti alla congiura di Catilina. Nel 52 Pompeo lasciava ai suoi legati il governo delle province per rimanere a Roma, dove la lotta politica era diventata violentissima per l'azione delle squadre di cui si circondavano i 2 esponenti delle 2 fazioni avverse. Clodio, un patrizio fattosi adottare da una famiglia plebea per poter poi ricoprire la carica di tribuno, che, partito Cesare per la Gallia, era poco a poco diventato capo dei popolari e terrorizzava Roma con le sue squadre composte da schiavi e sottoproletari, e Milone, spalleggiato dal Senato e da Pompeo. Nel 52 Clodio fu ucciso da Milone. In risposta la plebe diede fuoco alla curia e una caccia selvaggia fu data a chi indossasse ricchi abiti o anelli d'oro, insegna dei senatori e dei cavalieri. Con un Senatus consultum ultimum, Pompeo fu nominato consul sine collega, mantenendo peraltro l'imperium proconsolare, quindi il comando delle legioni assegnategli per il governatorato della Spagna. Si trattava di una doppia infrazione alle regole repubblicane, ma evidentemente il Senato aveva individuato in lui l'uomo forte capace di riportare l'ordine a Roma. Proprio in quel momento, nelle Gallie, Vercingetorige, re degli Arverni, iniziava la sua rivolta proclamando a Gergovia, l'attuale Clermont, l'indipendenza dei Galli. Nel momento in cui si avvicinava la resa dei conti con i suoi avversari politici, Cesare rischiava di veder crollare l'opera a cui era legata la sua gloria, ma pur con truppe inferiori, riuscì a sconfiggere definitivamente i ribelli sotto le mura di Alesia nel 52. Dinanzi a te è Vercingetorige, figlio di Celtillo, capo della tribù degli Arverni, comandante della roccaforte ribelle di Alesia, re di tutti i Galli. Cosa vuoi che sia di lui? Tra il 51 e il 50 venne completata la sottomissione dei popoli insorti. A quel punto Cesare volle riproporre la sua candidatura a console 10 anni dopo il suo primo incarico, con pieno rispetto della legge, mentre Pompeo suggerì che gli si intimasse il pieno rispetto di quelle regole che lui stesso aveva violato, visto che aveva ottenuto il suo secondo consolato solo a distanza di 3 anni dal precedente e per giunta sine collega. Cesare avrebbe dovuto deporre il comando militare prima di presentare la sua candidatura e presentarsi a Roma da privato cittadino. Ma in tal modo sapeva bene che una volta giunto nella città sarebbe stato messo sotto processo per il modo in cui aveva esercitato il consolato 10 anni prima e per l'amministrazione dei territori a lui affidati. Nonostante Cesare avesse lanciato una serie di proposte concilianti, come quella di rinunciare al consolato, a patto che Pompeo facesse altrettanto, o di tenere solo il governo della Gallia Cisalpina e di 2 legioni, infine solo l'Illirico e appena una legione, il Senato approvò un Senatus consultum ultimum, vale a dire un decreto d'emergenza nei suoi confronti. Saggi padri coscritti. Io presento una mozione. A meno che Caio Giulio Cesare.
Se non rassegni immediatamente i poteri e il comando, non congedi le sue legioni e non torni a Roma per il processo, questa sacra assemblea dovrà dichiarare che è un pubblico nemico del Senato e del popolo di Roma. Se, come spero, questo avverrà, sarà dovere, nonché obbligo di ogni cittadino romano di fargli del male o anche ucciderlo, se ne avrà opportunità. Per ordine del Senato, Caio Giulio Cesare viene dichiarato un nemico di Roma. Ogni cittadino romano avrà il dovere di fargli del male, se ne avrà l'opportunità. In tal modo giungeva a compimento il tentativo di privarlo del suo esercito, fallito nei 2 anni precedenti per l'opposizione dei tribuni della plebe. Questi ultimi fuggivano da Roma travestiti da schiavi e raggiungevano Cesare a Ravenna. Qui Cesare, dopo aver trascorso la giornata ai bagni in un banchetto, si spostò al confine con l'Italia, segnato allora dal fiume Rubicone, presso l'attuale Rimini. Qui rimase a lungo sospeso tra le 2 alternative che gli si ponevano davanti: accogliere la proposta del Senato o passare il fiume con le sue truppe. La prima avrebbe significato la sua disgrazia personale, la seconda grandi sciagure per tutta Roma. Pompeo e il Senato hanno dichiarato formalmente che io, Caio Giulio Cesare, sono un nemico di Roma. No! Hanno dichiarato che io sono un criminale. E dichiarando questo, anche tutti voi ora siete dei criminali! No! Il veto del tribuno non è stato esercitato. Il tribuno del popolo Marcantonio e 50 uomini della 13ª sono stati assaliti da almeno 1000 uomini della feccia di Pompeo! No! Un tribuno della plebe assalito sui gradini che portano alla sede del Senato! Esiste sacrilegio più terribile? La nostra amata Repubblica è nelle mani di pazzi furiosi! Questo è un giorno buio. La mia strada è arrivata a un bivio. Posso obbedire al Senato, consegnare le armi e veder cadere la nostra Repubblica nella tirannia e nel caos? O posso tornare a Roma con la mia spada nella mia mano e scaraventare quei pazzi giù dalla Rupe Tarpea? Attraversato il Rubicone! Sarà la guerra! Cesare! Arriva a Roma! È finita la guerra! Le altre mie legioni si stanno radunando il più velocemente possibile. Ma ci vorranno almeno 4 giorni per mettere insieme una forza capace di difendere la città. Ci ritireremo a Corfinio e là radunerò le mie legioni. Quando saranno riunite in assetto di guerra non faremo altro che riprenderci Roma. Cesare non ha speranze di vedere arrivare rinforzi fino a primavera e tutte le città gli chiuderanno le porte in faccia. A quel punto, amici, avremo un grosso vantaggio di uomini e risorse. Cesare scese lungo il litorale adriatico nel tentativo, fallito, di sbarrare a Pompeo la fuga da Brindisi verso l'Oriente. Egli voleva forse ancora tentare un'estrema riconciliazione con l'avversario e si volse verso Roma e, dopo aver spogliato l'erario senza peraltro compiere rappresaglie contro i suoi nemici, puntò verso la Spagna, base di riserva di Pompeo. Aveva infatti compreso che sarebbe stato troppo pericoloso iniziare la campagna in Grecia contro il suo avversario senza aver prima neutralizzato le 7 legioni di cui questi disponeva nella penisola iberica, per evitare un possibile futuro accerchiamento nel caso che Pompeo fosse tornato in Italia da Oriente. La campagna si chiude dopo 6 mesi con successo e al ritorno Cesare assume la carica di console per il 48 e quindi inizia la campagna contro Pompeo, decisa a Farsalo in Tessaglia. Oh!
chiamato in armi in Spagna. Quarta legione, terza corte. Lucio Settimio, certo che mi ricordo. Mi dici che ci fai da queste parti? Lavoro per gli Egizi, signore. Eh? Lo so, signore, non è la quarta, purtroppo. Ma dovrò pure guadagnarmi il pane. Questo è vero. Ma cos'è Centurione? Perché non mi danno il benvenuto che mi spetta? Sono Egizi, signore. È il loro modo di fare. Popolo strano. Strano, certo. Allora, amico mio. Tolomeo, che la vergogna ricada sulla tua casa per il barbaro omicidio. Ma voi eravate nemici? Pompeo era un console di Roma! Un console di Roma? Perché una morte così squallida? Decapitato come un ladro? Ignominia! Nel 47, vinta la resistenza degli Alessandrini e ucciso Tolomeo, insediò Cleopatra, da cui ebbe anche un figlio, Cesarione. Anche dopo la morte di Pompeo, la guerra civile continuò, prima contro l'esercito di Catone, alleatosi con il re di Numidia Giuba in Africa, sgominato a Tapso nel 46. In Spagna i figli di Pompeo lo impegnarono nella durissima battaglia di Munda, dove Cesare era sul punto di essere sconfitto, tanto da aver pensato anche al suicidio. Cesare era tornato a Roma il 25 luglio del 46 a.C. Il popolo delirante aveva invaso le strade per fargli incontro e stringerlo in un grande abbraccio. Ancora prima che ritornasse in città, il Senato aveva deliberato una festa di ringraziamento, lunghissima, di 40 giorni. Cittadini, abbracciamoci, dimentichiamo il passato che è accaduto per fatale necessità. Guardatemi ora come padre e guida, bandite ogni timore e accogliete il frutto dei miei provvedimenti e del mio governo. Cesare riteneva dunque che la stagione delle guerre civili fosse conclusa dalla sua vittoria, e non a caso dimostrò una certa clemenza, al contrario di quanto aveva fatto Silla, contro i suoi nemici. Non ci trovavamo in ogni caso di fronte a un ritorno al passato. L'egemonia dell'aristocrazia senatoria era di fatto cancellata dalla concentrazione di poteri nelle sue mani, che non aveva precedenti nella storia della Repubblica. Il Senato ora ascolterà Marco Tullio Cicerone. In questa vigilia del suo più glorioso trionfo, io propongo che Giulio Cesare venga nominato imperator e gli sia garantito il potere assoluto in Roma per un periodo di 10 anni.
Come alcuni di voi sanno, Cesare e io abbiamo avuto dei dissensi. Quali essi siano stati, egli si è dimostrato saggio e magnanimo nella vittoria, quanto grande e invincibile in battaglia. Che sia questa la fine di ogni divisione e della guerra civile. Io assicuro e prometto a Cesare la mia lealtà ed esorto tutti a fare lo stesso. E appoggio con il cuore la mozione presentata da Marco Tullio Cicerone. La mozione è approvata all'unanimità. Molti di coloro che sono qui oggi mi hanno combattuto. Molti mi volevano morto. Forse molti lo vogliono ancora. Ma io non servo rancore e non cerco vendetta. Sto chiedendo una sola cosa. Che voi vi uniate a me per ricostruire Roma. Una nuova Roma che offra giustizia, pace e terra a tutti i suoi cittadini, non soltanto a pochi privilegiati. Appoggiatemi in questa impresa e i dissensi saranno dimenticati. Opponetevi a me e Roma non vi perdonerà una seconda volta. Senatori! La guerra è finita. Il timore di un ritorno alla monarchia prese sempre più corpo. L'ambizione era del resto stata una passione fondamentale nella sua vicenda politica fin dagli esordi. Sulla strada del ritorno, nell'attraversare le Alpi, passò per un villaggio abitato da pochissime persone, mal ridotto, e lui, serio come non mai, disse: vorrei essere il primo tra questi barbari, piuttosto che il secondo a Roma. A un mese dalla congiura, l'episodio più clamoroso avvenne durante la festa dei Lupercali, quando Antonio tentò pubblicamente di incoronare Cesare, che rifiutò gettando a terra il diadema, forse percependo il senso di disagio che si era diffuso tra la folla dei presenti. Caio Giulio Cesare ha decretato come tributo alla fedeltà dimostrata che ad ogni, e dico ad ogni cittadino romano, venga versata dalle casse del pubblico erario la somma di ben 100 denari. Lode a Cesare! Viva il grande Cesare! Lode a Cesare! Inoltre, a più di 20.000 meritevoli famiglie verranno assegnate delle fattorie nei pubblici terreni intorno a Genova. E ancora, per l'anno a venire, gli affitti, udite, gli affitti delle case più umili della città verranno... So bene chi è Cesare. Lo vedo anch'io. Però mi sono dichiarato suo amico. Oh. No, amico lo sono davvero. Thank you.
giusto perché sei suo amico, lasci che la Repubblica muoia. Io non sono che un uomo. La vita e la morte di questa Repubblica non sono nelle mie mani, Cassio. È questo il tuo errore. La Repubblica è nelle tue mani. La plebe accetterà la morte del tiranno solamente se sarà Bruto ad affondare il pugnale. Stai andando troppo oltre. Lo sai che ho ragione. Lo conosci. Lui non accetterebbe mai l'esilio. Deve morire. Cassio cercò in tutti i modi di convincere Bruto a entrare nella congiura, perché molti accettarono di aderirvi solo se fosse stato lui a capeggiarla. Come uomo al di fuori degli schieramenti poteva infatti mettere d'accordo il maggior numero di senatori, ma soprattutto discendeva da quel Bruto che era stato il primo console della Repubblica dopo aver cacciato l'ultimo re, Tarquinio il Superbo. Farò anche erigere un grande tempio a Venere Genitrice. Un altro tempio? Eccellente proposito, ma potremmo parlare per un solo momento di questo allargamento del Senato? Potremmo. Ah, Galli e Celti, amico mio. Galli con i capelli lunghi e Celti con le facce dipinte. Naturalmente stai scherzando. Non sta scherzando affatto. Allargando il Senato da 600 a 900 membri, indebolì la vecchia oligarchia senatoria, del resto già decimata dalle stragi delle guerre civili. I senatori superstiti si trovarono accanto uomini nuovi, molto legati a Cesare, essendo per la maggior parte provinciali, cui il dittatore aveva concesso la cittadinanza, per lo più provenienti dalla Gallia Cisalpina, ma anche da numerose città in Spagna, in Africa, nella Gallia Narborense o in Sardegna. Lo sa, sono sicuro, lo sa. Hai visto come ci ha guardato? Sta calmo, se davvero lo sapesse saremmo già morti. Fa finta di non vedere, sta solo aspettando che ci tradiamo da soli. Non si preoccupa di noi. Ci crede codardi. Agiremo al più presto comunque. Oggi porta qui Belgi e Celti e bassa plebe. Domani sarà la volta dei Liberti. Non avrà pace finché non avrà trasformato il Senato di Roma in un bordello. Noi nobili saremo superati in numero dalla feccia straniera. Saremo degradati, privati del potere. Dobbiamo agire subito. Quella notte, foschi presagi tornarono a turbare l'apparente serenità di Roma. Comparvero palle di fuoco nel cielo e miste alla pioggia caddero gocce di sangue, mentre in molti erano pronti a giurare di aver visto uomini correre urlando avvolti dalle fiamme. Erano gli eventi prodigiosi che preannunciavano il più grande dei lutti. A vederli fu anche Casca, uno dei congiurati. Ho visto tempeste, venti che sradicavano le nodose querce, e ho visto l'orgoglioso oceano gonfiare, infuriare, spumeggiare per innalzarsi fino alle minacciose nubi. Ma mai fino a stanotte, mai fino ad ora, sono passato per una tempesta grondante gocce infuocate. La stessa notte Calpurnia, consorte di Giulio Cesare, ebbe un sogno premonitore. Il tetto del suo palazzo crollava divorato dal fuoco mentre le pugnalavano il marito che ella stringeva fra le braccia per difenderlo, mentre la camera rigurgitava di popolo urlante. Si svegliò di soprassalto e in quel medesimo istante le porte, le finestre della camera da letto si spalancarono da sole con violenza. Anche il sonno del grande condottiero fu interrotto da un incubo. Volava tra le nuvole, volava talmente in alto da raggiungere il trono del re degli dei, mentre Giove lo accoglieva sorridente prendendolo per mano. Al suo risveglio i primi raggi di sole salutarono le idi di marzo del 44 avanti Cristo. Cesare era in procinto di uscire quando Calpurnia gli si parò dinanzi per dissuaderlo. Le sue erano parole disperate. Non ho mai dato importanza ai presagi, ma questa volta mi spaventano. Una leonessa ha partorito per la strada. Alcune tombe si sono spalancate riportando alla luce i loro morti. Feroci e fiammanti guerrieri sono stati visti combattere tra le nuvole.
ed è piovuto sangue sul Campidoglio. E... quale cosa può essere evitata se voluta dai potenti dei? Cesare uscirà perché queste predizioni si riferiscono a tutto il mondo così come a Cesare. Quando muoiono i mendicanti non si vedono comete, ma i cieli stessi proclamano col furore la morte dei principi. I codardi muoiono molte volte prima della loro morte. I valorosi non assaggiano la morte che una volta sola. A questo punto intervenne un uomo che godeva della piena fiducia di Cesare, tanto da essere inserito nel suo testamento tra i secondi eredi, Decimo Giunio Bruto Albino. Il compito affidato a Decimo Bruto dai congiurati era molto delicato: sorvegliare Cesare e accertarsi che non cambiasse programma e venisse effettivamente in Senato. Decimo Bruto cominciò a farsi beffe degli indovini, poi incalzò Cesare dicendo che un rinvio improvviso della seduta sarebbe suonato come un'offesa al Senato. Ormai l'attuazione del complotto non presentava grandi difficoltà, dato che Cesare, dopo il giuramento fatto dal Senato di proteggerlo, aveva congedato la sua guardia del corpo, forse anche perché non più disposto a sfuggire continuamente all'insidia di un attentato, o addirittura perché stanco di vivere. Antonio venne trattenuto fuori dal Senato proprio da quel Trebonio che ne aveva sollecitato la partecipazione a un attentato contro Cesare l'anno precedente, al quale peraltro Antonio aveva rifiutato di partecipare senza però informare Cesare di questo adescamento. Compresa la situazione, Antonio fuggì travestito da schiavo. L'aula del Senato quella mattina non era molto affollata. E la colossale statua marmorea di Pompeo che vi si ergeva nel mezzo sembrava ancora più imponente. I congiurati, quando lo videro entrare, si avvicinarono a Cesare. Bruto li cercò ad uno con lo sguardo, fino a quando incontrò quello di Tullio Cimbro, che aveva il compito di dare il segnale. Ma fu soltanto quando gli fu al fianco e lo tirò per la toga che questi diede il via all'azione e in un attimo tutti estrassero il pugnale. Il primo a colpire fu Casca. Iniziò così, scrisse Plutarco, e quelli che non ne sapevano nulla rimasero sbigottiti e tremanti di fronte a quanto avveniva. Anche Bruto gli inferse un colpo all'inguine e Cesare si lasciò cadere proprio ai piedi della statua di Pompeo. Tu cuoque, Brute, figli mi, 23 colpi di pugnale per finire il più grande condottiero di tutti i tempi.